Buonasera, bentrovati. Sono le 21:15 circa del 18 luglio 2017. Bentrovati. Siamo alla settimana conclusiva di questa stagione televisiva di Stasera Con, edizione 2016-2017. Infatti, venerdì prossimo, 21, chiuderemo questa stagione fortunatissima, devo dire, di Stasera Con, per poi ripigliare a settembre con una nuova struttura, una nuova veste. Ma certamente sempre con lo stesso spirito e lo stesso nome, Stasera Con. Allora, stasera non voglio dilungarmi più di tanto, anche perché la trasmissione è piena di tanti argomenti. Ieri sera, stanotte, è stato esitato dal Consiglio Comunale di Caltagirone, con esito positivo a maggioranza, è stato, come si dice, liberato, approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposto alla giunta comunale presieduta dal sindaco Ioppolo e redatto dall'assessore al bilancio Massimo Giaconia. Il consiglio, diciamo all'incirca verso la mezzanotte, si è espresso favorevolmente. I numeri precisi non ve li do, subito dopo il primo segmento si occuperà di questo e si entrerà nel dettaglio, però è stato esitato. Adesso cosa succede? Adesso succede che questo bilancio, così come è stato predisposto, ecco, va trasmesso al Ministero degli Interni. Quello è l'organismo ultimo che dovrà dare il via, avallare, accettare oppure emendare oppure ritornare al mittente. Stasera avremmo voluto soffermarci con un'analisi, perché ricordo alla vostra memoria che nell'agosto 2016 intervenimmo proprio su una sollecitazione che ci arrivò dall'assessore Massimo Giaconia, il quale ci chiese appunto ospitalità, anche se ancora la programmazione stagionale di Stasera Con non era intervenuta, perché riteneva di avere trovato la quadra e quindi voleva annunciare alla città intera che aveva trovato la soluzione per questo benedetto bilancio riequilibrato 2012-2016. Ci fu un intervento, un editoriale mio di spalle, dove dissi che qui la città si doveva trovare tutte attorno, tutti dovevamo spingere affinché la città uscisse fuori da questo pantano che avevamo ereditato dalla ormai storica, ma speriamo che serva da insegnamento e non rimossa dalla mente, il periodo dell'amministrazione siglata a Bonanno, che produsse, decise di dichiarare il dissesto del comune di Caltagirone, ma poi alla luce di quello non ebbe la capacità, lui e tutta la sua maggioranza e le giunte che lo assecondarono, per mettere un punto e da capo. Ci ha portato alla città a questo essere. Sono 5 anni che la città è senza bilancio, unico caso in Italia, e ahimè, però ieri sera in Consiglio Comunale si è parlato soltanto degli anti 10 anni prima, 20 anni prima, già mai invece è stato fatto il nome del periodo di Bonanno. Questo perché ovviamente molta compagine amministrativa di oggi era quella che supportava l'amministrazione e quindi corresponsabile del disastro che ha creato il cosiddetto periodo di Bonanno. Ma questa è la storia. Però oggi, come dissi nell'agosto scorso, in quel redazionale di spalle che recentemente lo ha ricordato anche l'amico Massimo Giaconia, ecco, lo spirito è quello. È un tentativo, abbiamo anche noi delle riserve, perché i fatti ci dicono che possiamo avere delle riserve ed è legittimo che possiamo avere delle riserve, così come è stato rassegnato anche ultimamente dall'amico Giacomo Pulvirenti, e quindi con queste riserve, però questo non ci esime dallo spingere nell'auspicare che il Ministero degli Interni possa approvare, senza entrare nel dettaglio che probabilmente qualche tecnico ha evidenziato alcune cose. Tant'è, questa è la storia. Vedremo un po', se mi permetterete, nelle prossime sere vorrei tornare su questo argomento, perché credo che sia un momento topico dell'attività politica amministrativa della città.
e anche culturale, aggiungerei. Poi magari mi soffermerò su questo. Stasera andiamo velocemente, allora. Subito dopo lascerò il microfono a Gianni Amato, che condurrà questo primo segmento, avrà ospite tutti i capigruppo, la maggior parte dei capigruppo presenti in Consiglio Comunale a Caltagirone, che si sono resi protagonisti di questo atto corale, ognuno con i propri distinguo, per dare il via libero a questa ipotesi di bilancio riequilibrato. Quindi dopodiché ritorniamo in diretta e ritorniamo con tre amici, Costanza Grifeo, Marco Montalto ed Ermanno Sbezzo, per annunciare lo spettacolo Black Revenge, Otello e Desdemona, che sarà messo in atto a Villa Patti il prossimo 4 agosto, ci soffermeremo e capiremo di che cosa parleremo, poi dopodiché faremo un consuntivo con gli amici Giovanna Regalbuto Ingrassia in Regalbuto, con Gaetano Pace, per fare un piccolo consuntivo di questo fine settimana che ha visto l'esordio dell'iniziativa Torniamo Senso Inverso. Non mi dilungo più di tanto, lascio subito il microfono a Gianni Amato per questa pagina di politica amministrativa della città di Caltagirone. Ci rivediamo subito dopo. Pausa pubblicitaria.